Ok, Trackability. Salve a tutti, mi chiamo Angela e sono qui per presentarvi Trackability, il portale del turismo accessibile in Puglia. Sapete che il 45% delle persone che hanno particolari esigenze non viaggiano perché vi è una mancanza di servizi adeguati, e questa cifra non riguarda solo le persone con disabilità, mette fuori le persone, riguarda solo persone con disabilità, e invece non parla di famiglie con bambini, di donne incinte, di persone con intolleranze o allergie. E sapete anche che ci sono molte strutture ricettive che hanno hotel e camere accessibili, ma che non riescono a sponsorizzare e promuovere nel modo giusto. La soluzione è la verifica del grado di accessibilità delle strutture ricettive e l'inserimento di queste in un portale, ma anche la possibilità di chiedere ai viaggiatori che hanno particolari esigenze un helpmate, un accompagnatore. Per far questo noi abbiamo pensato di rivolgerci da un lato alle strutture ricettive attraverso un corso di formazione per i dipendenti e la certificazione delle strutture sul loro grado e tipo di accessibilità. Dall'altro invece ci rivolgiamo ai viaggiatori attraverso un corso di formazione per helpmate, quindi accompagnatori, e attraverso il reclutamento di ambasciatori. Gli ambasciatori sono persone che hanno particolari esigenze ma che viaggiano in maniera autonoma. Per far questo noi abbiamo pensato ad un costo di 300 euro per il primo anno per le strutture ricettive, che riguarda la certificazione, la formazione dei dipendenti e il monitoraggio, e a un rinnovo annuale di 150 euro, che comprende la certificazione e il monitoraggio da parte di un ambasciatore. Inoltre il corso di formazione invece ha un costo di 400 euro ed è di 30 ore. La certificazione oggi attualmente riguarda un sopralluogo, poi viene stilato un report da parte del team Trackability con un ingegnere, e che verificano il grado di accessibilità delle strutture e che tipo di accessibilità essi hanno. Pensiamo in un futuro di delegare il sopralluogo ai nostri ambasciatori, che saranno formati, e poi ci sarà un check in remoto dell'ingegnere. I nostri clienti li acquisiamo attraverso un online social media marketing, attraverso il reclutamento di ambasciatori che promuovono la causa, attraverso eventi tematici e fiere sul turismo e l'accessibilità, e attraverso anche dei workshop organizzati da noi. Il mercato a cui ci rivolgiamo riguarda le strutture ricettive e sono hotel di 3-4 stelle, resort, relais. Siamo partite dalla Puglia, che ha un mercato di 3.000 strutture, contiamo di raggiungere l'Italia e poi l'Europa. Ad oggi, cioè ad agosto 2019, pensiamo di raggiungere il 3% del mercato pugliese. Sembra un numero piccolo, in realtà si basa su stime reali delle potenzialità di pubblicità della nostra startup attualmente. Siamo partiti a novembre 2017 con la vincita del bando PIN. Ad oggi abbiamo 8 strutture. Pensiamo di arrivare a dicembre 2019 con 35 strutture e 4 ambasciatori. Ad aprile 2019 pensiamo di formare 10 helpmate. Ad agosto 2019 di avere 90 strutture e 20 ambasciatori. A gennaio 2020 di trasformare il nostro sito, che è vetrina, in un sito con una fee del 15% e di aver formato 30 helpmate. I nostri competitor si occupano tutti di un settore dell'accessibilità. Noi, la nostra differenza riguarda la formazione dei dipendenti e la formazione degli operatori che accompagneranno i viaggiatori. Questo ci permetterà di avere un forte impatto sociale, perché noi vogliamo creare un circuito del turismo accessibile, aumentare la qualità del turismo e fare in modo che i viaggiatori che hanno particolari esigenze diventino protagonisti di questo cambiamento. Il team è composto, oltre che da me, anche da Lucia e da Pia. Siamo tutte esperte in management e formazione e siamo operatori del turismo accessibile. Con noi ci sono anche degli ingegneri e persone che si occupano della comunicazione e del marketing. Abbiamo bisogno di 70K per implementare le risorse umane, per i costi operativi, per aumentare la comunicazione e il marketing e per investire in piattaforma. Se pensate che in Italia ci sono 6 milioni di disabili e 48 invece sono in Europa, la nostra missione è quella di essere agenti del cambiamento, per ispirare persone che non hanno mai viaggiato a farlo e per ispirare gli altri a fare di più. Grazie. Grazie. Non avete pensato che magari un'iniziativa del genere, quindi certificare quanto una struttura idonea alla gente con disabilità, debba essere un'iniziativa più che commerciale, ma un qualcosa erogata direttamente da uno Stato?
visto il tema che... Assolutamente sì. Allora, in Italia non c'è un ente certificatore. Ci sono stati, per esempio, in cui questa certificazione... C'è la Danimarca, ad esempio. In Danimarca c'è. Qui a livello statale, pubblico, ci sono solo i PEVA. I PEVA sono dei piani che dovrebbero mettere in atto i comuni per eliminare le barriere architettoniche. Però solo barriere architettoniche, quindi solo fisiche. Sì. Noi invece vogliamo occuparci di tutto. Sembra troppo, in realtà non è, perché bastano pochi accorgimenti per rendere una struttura accessibile, davvero pochi. E poi è importante che le persone viaggino, anche chi ha esigenze diverse. Assolutamente. Grazie.